Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua insieme a Elisa Ciao. per un nuovo video domenicale. Come di consueto ci troviamo qua a cazzeggiare fondamentalmente. E questa settimana, su consiglio del nostro amico Michele, ci troviamo con Will You Press the Button, ovvero premerai il bottone? Un sito in cui praticamente ti mettono di fronte a dei bivi, dei grandi dilemmi esistenziali e tu devi decidere se premeresti il bottone. E in questo caso cominciamo con... Allora, puoi essere la persona più bella del mondo, Ma già lo ma già lo sono, sono. grazie. Ma non per il genere che piace a te. Allora l'utilità qual è? Cioè, puoi essere la persona più affascinante del mondo, ma attraendo il genere che non ti interessa. Cioè, sei bello per te stesso. Ti guardi e ti dici, quanto sono bello. Ma a me Perché? non mi dispiacerebbe. Io non premerei il bottone perché che ci faccio? Nel Sì, no, senso, hai ci andiamo a avere tutta una bella partita di calcio con gente che. ragione. Dunque, I will not. Non lo premerei il bottone, no. Dunque, il 37% è narcisista fino allo schifo e avrebbe premuto, il 63% la pensa come me. Dunque, la prossima domanda. Questa è stata abbastanza facile. Dunque, sei immune a tutti gli effetti della temperatura, incluso il fatto di andare a fuoco o ghiacciarti a morte, ma non puoi percepire alcun tipo di calore. Oh, Beh, se premo. sono Io premo. calore in che senso? Fuoco? Non puoi percepire il calore. Anche di un abbraccio? Chi se ne frega? Non... Scherzo, breve, Premo, premo. La maggior parte ha premuto, invece il 39 mi è un po' legata a quel tepore mattutino. Ok, andiamo alla prossima. Ma infatti, scusa, però non puoi percepire alcun tipo di calore. In effetti, pensandoci bene, vabbè, tanto chi deve capire ha capito, tra i più adulti. Dunque, non importa, spiego, a lei devo sempre spiegare dopo. Dunque, premeresti il bottone. Dunque, puoi sfuggire a un incidente che porterebbe alla tua morte. Ma così facendo fai morire due sconosciuti. Vabbè, ma so quei dilemmi esistenziali. Ma cioè, posso Cioè, scampare posso all'incidente? scampare, ma se scampo io muoiono due Vabbè, persone. sì. Sono le classiche cose che ti verrebbe da dire, ma chi? Se sono sconosciuti, sì. Io non sono ipocrita e ti dico non sapendo chi, perché qua si parla di sconosciuti. Io direi, Io, infatti. mors tua vita mea, come dicevano i latini, no? Sì, premerei il bottone. E il 30% invece è un monaco mancato, perché hanno mentito, secondo me. Dunque, puoi cambiare il finale della tua storia o libro preferito? Ma non potrà mai essere trasformato in un film. E se è già stato trasformato in un film, il film non esiste più. Bella domanda, eh. No. Che bella. I Se il domandoni, ma. film non esiste più, io non premo. Cioè, tu sei. No, io non pre. Ma a parte, ma che. Cioè, c'è il pulsante, ma che me frega? No, non c'è. Passiamo oltre. Ma perché dovrei voler cambiare la storia di un libro? Me la cambio a mente e dico, che bello! Sì, Cioè, devo appunto. cambiare, devo stravolgere il mondo conosciuto? Diciamo che è un No. po' una domanda senza senso. Infatti, il mondo è spaccato fra chi l'ha capita e chi non l'ha capita. No, scherzo. Dunque, puoi usare qualsiasi superpotere che tu possa immaginare, attivandolo e disattivandolo quando ti pare, ma nel momento in cui Ce lo l'hai usi per attivo? far qualcosa che non sia per il bene dell'umanità, Ma scusa, vuoi leggermi tra parentesi? tipo guadagnare soldi, fama, eccetera, eccetera, li perde. Ah, quindi se li usi. Allora, Vabbè, mazza, che devi complicate fare queste domande. Superman e se fai Superman per la tua vita privata non vale. Esatto. No, col cacchio, ciao. Non premo, mi tengo la mia mortalità. Bene, infatti la maggior parte della gente ha detto, quanta la fai lunga. Si sono Quanti cacchi! stancati tutti. Bene, dunque, poi
puoi essere trasportato in un pianeta simile alla Terra e trovare una civiltà che ti incoronerà loro re. Senti il ma, eh? E il ma, non puoi più tornare sulla Terra. Dov'è il bottone? Esatto! Tirate fuori il bottone. Vai. Tirate fuori il bottone. Il troppa 40, gente, il 40% sì. Non ha capito la domanda, secondo me. Uno non sa dove si trova realmente. È quello che non ha capito la domanda del libro. Dunque, allora, la tua mente diventa Spotify in modo tale che tu possa ascoltare qualsiasi canzone in qualsiasi momento, ma se vai in un concerto non puoi sentire la musica live. Beh, io vorrei conoscere quello che ha partorito la domanda, perché secondo me, amico, se sei all'ascolto, corri da uno psichiatra e fatte da una medicina, perché io non premerei. Will not. Ma io c'è Spotify, ce l'ho... Cioè, se io... Spotify! Cioè, se io voglio immaginarmi una canzone, me la immagino, non è che c'è bisogno... Ma ci sono altri mille modi. Vabbè. Poi... Cioè, Spotify ha rovinato la gente. Il 36% non ha capito la domanda. È sempre lo stesso numero, poi. C'era un gruppo di persone... Allora, ti è concesso di avere un pacchetto di M&M's? O se premi ti danno una scatola di M&M, ma sono crispy. Se però sono tutti sciolti, cioè ti rimani al vomito al cioccolato praticamente. Ma schifo, perché? No. Mangio un piatto di pasta. Niente fa. Non commentiamo più le percentuali, perché... Dunque, hai un iPhone che non si rompe e che migliora più a lungo lo mantieni, cioè più ce l'hai più diventa bello. In che senso, poi? A farti selfie. Non puoi cambiare i telefoni, e il tuo iPhone è permanentemente bloccato alla modalità sonora con il più fastidioso delle suonerie. Senti, con la più puoi mettere a Will Not, per favore. Vediamo se quanta... c'è il 53% di malati di mente nel mondo, abbiamo capito. Dunque, hai una velocità di download di 10.000 megabit al secondo che crashano in 30 secondi. Che cosa ci faccio? Non... Cioè, no, butti il computer. Appunto, cioè, te bruci il modem fondamentalmente. No, non premo. Ti prende fuoco tutto, vedi? Ah no, il 34% ha premuto. È sempre quella percentuale dei malati che non capiscono le domande. Vanno a destra o vanno a sinistra? Dunque, salverai l'umanità dal male più grande che esista, ma, premendo il bottone, non ti verrà mai dato credito per tutto questo e sarai accusato per i metodi che hai usato per il resto della tua vita. Cioè, scusate, dire? Se non mi danno credito vuol dire che non sanno che sono stato io, per cui perché dovrebbero punirmi? Ma non te fregatene. Io non premerei, mi faccio gli affari miei, perché come diceva il famoso politico, tu fatte le cazzi tua che mi faccio le cazzi miei, no? Era quella la cosa. La filosofia tu è fatte quella. Le cazzi, ecco, che poi era una filosofia di vita meravigliosa, perché... dunque, poi, qua il 54% ha deciso di premere, il 46 sta ancora cercando di capire. Sono un po' ambigue comunque le domande. Sì. Dunque, puoi andare indietro nel tempo e cambiare le scelte fatte in qualsiasi giorno della tua vita, ma poi torni al presente con nessuna memoria di come quelle scelte hanno avuto effetto sulla tua vita e non puoi mai riavere quelle... No, ma sì, no, nel senso... No. No, perché nel momento in cui non ho più... Però cambi meglio. Nessun ricordo. Però chi lo sa? Ma io rifaccio, io mi faccio le cazze... Ecco, non premo. Il 56% ha premuto, il 44% no. E qua è... Dunque, non ti serve più di dormire. Come The Sims. Ma adesso devi respirare manualmente e dimenticandoti di respirare, vabbè, fondamentalmente diventi Manuel Samuel. Mamma mia, no. Ve lo ricordate Manuel Samuel? Se non ve lo ricordate andate a vederlo, scopriamo perché è la poesia quello più fatto pura. Di burro. Quello che doveva fare tutto manualmente, respirare, muoversi, eccetera. No, io no, non premo, perché se non devo dormire ma occupare il tempo a... Non è che posso usare il tempo per qualcosa di effettivamente utile, per cui no. Infatti il 33% invece probabilmente soffre di narcolessia e sarebbe disposto a tutto pur di smettere di dormire. Hai l'abilità di saltare da un corpo all'altro,
prendendo nelle tue mani la vita di una persona, ma non puoi più saltare dentro i corpi in cui sei già stato. E che mi frega, sì. Ma infatti, ma io quasi quasi premerei. Il 39 no. Dunque, premendo il bottone vincerai un viaggio ovunque tu voglia andare nel mondo. Ma non potrai mai più toccare il genere a cui sei attratto. Ma no, tutto per un viaggio, la madonna. E dove vai? Veramente, no, non premo, grazie. Mi tengo le donne. il 33% non pensa di non riuscire mai a farsi un viaggio con le proprie forze, e di conseguenza è disposto a rinunciare al caldo abbraccio di una donna pur di farsi un viaggio. Bene. Puoi entrare e uscire da un videogioco e dai film a tuo piacimento e avere così illimitate avventure divertenti. Morendo in quei mondi non avrai alcun tipo di conseguenza, ma sarai costretto a vivere almeno una settimana al mese in un videogioco, in un film che odi completamente. E no, non puoi eliminare i personaggi di quei mondi. Ma io premerei, perché sarebbe interessante sperimentare. Sì. Il 27% odia talmente tanto i film, uno specifico film, che non ci andrebbe mai dentro. Beh, però se io ci penso, se io mi dovessi immaginare tipo di farmi una settimana dentro Martyrs, un film molto bello che vi sconsiglio di vedere perché non l'abbiamo finito, quello posso dire però non ci andrei, un po' sul contorto. Dici, faccio partire la musica di Super Quark. Se è un film tu entri in un film o un videogioco che non ti piace, però se è un film in realtà è tutto finto. No, sarebbe vero in quel mondo. E che ne sai? Adesso siamo andati sul filosofico eccessivo per cui placa la fantasia. Dunque, premendo il bottone prenderai A in tutti i tuoi test, ma sarai costretto a lavorare da Mac per 8 anni prima che tu possa cambiare lavoro. Beh, sarebbe comunque un passo avanti a livello sociale avere un lavoro fisso per 8 anni, per cui sì, nel mondo di oggi credo che premerei. Non te lo fanno premere, perché no. Era falso, non c'è il lavoro. È falso anche qui, no, il lavoro non c'è, non puoi premere. E qua la gente è spaccata da un odio viscerale verso il Mac. Vabbè, io direi di farci l'ultima. Puoi diventare il Time Lord, come quello di Doctor Who. Io non ho mai visto Doctor Who, però immagino che il Time Lord sia uno che può viaggiare nel tempo un po' come gli pare. Ma puoi rigenerarti solamente 10 volte. Ma io mi faccio, io rifaccio, sì, me rifaccio le cazzo, ecco. Concordo. E bene, ragazzi, io direi che per adesso potremmo anche interromperci qua. Però in quanti hanno premuto, tra l'altro? Infatti, deve essere veramente una figata questo Time Lord. Adesso stasera andiamo a vedere Doctor Who, perché a questo punto la curiosità mi è tanta. Bene, io direi che a questo punto ci fermiamo. Ragazzi, noi siamo a disposizione per altri siti simili. Se volete consigliarcene di nuovi, noi siamo pronti e disponibili, perché sono questi dilemmi esistenziali mi intrigano. Poi sì, insomma, se ci parecchio sono cose anche diverse, saremmo ben felici di fare anche quelle. Per cui niente, ragazzi, fateci sapere e speriamo che vi siate divertiti. Vediamo, appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.